partita avrà due volti. Magnifico quello iniziale del Palermo. Ricevuta la palla da un colpo di tacco di Martegani, Gimona la restituisce al centravanti, che la fa spiovere al centro. Respinta da Zimonti, se ne impossessa Cecconi, che mette in azione il suo tremendo sinistro. Grande parata di Tessari, che per poco non riesce anche ad evitare il calcio d'angolo provocato da Grossi. Al 18° minuto Galli, scontratosi con Bertocchi, si produce la frattura completa del perone. Purtroppo ne avrà per 2 mesi. Portato fuori campo, rientra negli spogliatoi sulle spalle del massaggiatore del Palermo. In 10 la Roma stringe i denti e Tessari devia da campione questo polide di Gemona. Altri incidenti, colpito alla testa anche Pandolfini, lascia il campo. E così Martegani, espulso all'inizio della ripresa. Ma ecco il miracolo, segna per il Sinotto, riprendendo la palla, respinta dal palo su tiro di Bronè. Raggiunto il successo, la Roma non si chiude in difesa, ma si spinge ancora all'attacco. Ecco per il Sinotto dare un nuovo saggio di bravura. Fuori per poco il suo tiro. Alta di poco anche la replica di Gimona. Alla fine si può dire che il fratello ha ucciso il fratello, ma Vargen secondo, anche se amareggiato per la sconfitta del Palermo, non serve ancora a Vargen primo. Così lo sport è bello.